eravamo rimasti? Allora, riprendo a fare video dopo circa 3 mesi, perché se non sbaglio l'ultimo video fatto risaliva a dicembre, che era un DIY penso per l'albero di Natale. E perché non ho più fatto video? Non c'è un motivo reale. Semplicemente la sera ero stanca per fare video e non essendo questa la mia attività principale, preferivo riposarmi e quindi appunto così il tempo è passato e ho smesso appunto di registrare video. In questi giorni di mi stavo sistemando, in questi giorni di coronavirus le tempistiche anche al lavoro si sono un pochino ridotte perché rispetto alle 7:30 adesso questi giorni sto staccando alle 6:30 e sono un pochino meno stanca. C'è anche meno gente, quindi comunque è meno faticoso da quel punto di vista e quindi mi sono sentita oggi di registrare un video, ma forse due. Che è successo in questi 3 mesi? In questi 3 mesi non è successo niente di particolare. Ho fatto un incidente con la macchina, una signora non si è fermata allo stop e mi ha preso in pieno, mi ha praticamente fatto la fiancata della macchina, della Juke che non ha nemmeno, non ce l'avevo, non ce l'ho nemmeno da un anno, quindi mi ha fatto completamente la fiancata e adesso stiamo aspettando che appunto arrivi il verbale dei vigili urbani e quindi appunto stiamo aspettando questo per fare i lavori alla macchina. E poi sposto il telefono. E poi che altro è successo? Niente fondamentalmente. A Capodanno, per grandi programmi, andiamo di qua, andiamo di là, andiamo dagli amici. Anche quest'anno ho avuto la febbre, quindi anche quest'anno sono rimasta a casa. Fortunatamente quest'anno Marco, avendo cambiato lavoro, è rimasto con me, l'anno scorso lavorava e quindi appunto siamo rimasti a casa. Avevo anche quest'anno la febbre, quindi Capodanno è ormai un miraggio. E poi nient'altro perché le cose sono andate tranquillamente, sono trascorse come sempre, quindi in sottofondo forse sentite Marco che russa e nient'altro, quindi le cose sono sempre state le stesse. Questo è un periodo invece un pochino strano per quanto riguarda appunto, come ho detto, il coronavirus. Sto seguendo gli aggiornamenti molto frequentemente proprio per il lavoro, proprio per il giornale c'è tanta disinformazione, tanta ignoranza, tante fake news che circolano. Io, per quanto mi riguarda, cerco di dare le notizie confermate, le notizie comunque che hanno una base di verità. Molte ipotesi, molte notizie che mi sembrano un po' strane non le pubblico. Scelgo comunque di viaggiare su canali ufficiali, di dire la realtà dei fatti, cosa che dovrebbero fare poi. In realtà tutti quanti, ma che spesso non accade. E quindi sto vivendo questa cosa un pochino in maniera un po' ambivalente, un po' come operatore del settore dell'informazione, un pochino anche da cittadina, perché io vivo in entrambe le realtà. Poi mia madre è insegnante, quindi si è ritrovata a stare a casa invece di andare a scuola. I miei nipoti sono rimasti a casa, quindi stanno con i miei genitori. È un po' un miscuglio. Anche la vita sociale che facevamo con Marco comunque si è azzerata perché comunque eravamo abituati il sabato sera a uscire, quindi noi uscivamo, andavamo a mangiare fuori, andavamo, che ne so, al giapponese, al cinese, da qualche parte, comunque uscivamo e ormai sono 2 o 3 settimane che non usciamo più. Anche eravamo abituati, se no, anche andarci a fare la passeggiata al centro commerciale, ad uscire, e invece sono un paio di settimane che restiamo a casa, comunque limitiamo molto le uscite, quindi è un periodo un pochino diverso. E ne sto approfittando invece proprio, come vi ho scritto anche tra l'altro su Instagram, se non mi seguite, seguitemi, perché lì sono un pochino più attiva e è più facile comunque essere in contatto, restare in contatto. Ne sto approfittando per prendermi un pochino più cura di me a livello fisico, quindi faccio un pochino più di maschere, faccio più trattamenti per i capelli che negli ultimi
primi mesi erano in condizioni veramente disastrate, erano secchissimi, erano molto rovinati, avevo cedolo con le decolorazioni, i capelli si erano molto indeboliti, si erano molto sfibrati e quindi ho cercato di prendermene cura maggiormente, quindi diradando i tempi per la decolorazione, infatti si vede un pochino, invece di farla ogni 3 settimane aspetto un mese e mezzo, quindi cerco di dare un pochino più di tranquillità ai capelli, uso trattamenti molto idratanti, sotto la doccia uso 3 balsami che sembrano avermi aiutato parecchio, prendo anche molti trattamenti con l'Olaplex che come detto io è un prodotto che io trovo miracoloso per quanto riguarda i miei capelli, sempre sottofondo rossoso e quindi sto cercando di prendermi cura di me a 360 gradi, anche se dal punto di vista dell'alimentazione, pecco sempre, ovviamente. More, more, Perché? vai di là per favore, perché ho il sottofondo dei Decker russi. Finché Non te l'ho detto prima. ero leggero russare, ok, ma hai iniziato a fare. No, no. Ciao, piccoli. Ciao, briscole. A te credo, c'ho il sottofondo che fa. E il prossimo video, infatti, che girerò sarà quello dei prodotti finiti, in cui avrà una larga fetta la parte proprio riservata ai prodotti per i capelli. Vi parlerò appunto dei balsami, vi parlerò dell'Olaplex e di comunque altri prodotti che ho utilizzato in questi mesi. Sto inoltre, tra le ultime novità, poi chiudiamo il video, sviluppando una passione insana per i cerchietti. Allora, io ho già una scatola piena di cerchietti che mi porto avanti da Gossip Girl. Cerchietti di ogni tipo, con fiorellini, con i ciocchetti, con le coroncine, quindi cerchietti di ogni tipo. Ma ultimamente sto sviluppando la passione per i cerchietti, quelli morbidosi, con le perle. Un esempio, o anche non morbidosi, ma sempre con le perle. Allora, ho questo, che è questo con questo moscioso, puscioloso, come lo volete chiamare, morbido, con le perle. E così, praticamente con questo la testa è il doppio, inoltre non la mido di particolarmente, però non me ne frega niente, me lo metto. E poi quest'altro, sempre con le perle, che fa proprio tipo cerchiettino di perle. Mi piacciono entrambi, sono molto carini, li porto tranquillamente, anche se a volte qualcuno mi dice dove è questo cerchietto, io non me ne frego, non me ne frego di quello che dice la gente, me li metto perché mi piacciono e quindi marca la passione cerchietti 2.0. Detto questo, vi saluto, vi lascio al prossimo video che adesso continuerò a girare, quindi sarò sicuramente vestita uguale e appunto vi do appuntamento al prossimo video che pubblicherò forse la prossima settimana, forse questa settimana, non lo so. E detto questo, vi saluto, vi bacio, vi ricordo i social, Instagram, Twitter, Facebook, dove vi pare, e iscrivetevi al canale e mettete un mi piace per il mio allegro.